Siamo con Jonathan Sferra, ex consigliere comunale e candidato alle passate amministrative, quale sindaco per la lista Avanti Taormina. Partiamo proprio da lì. Come è maturata la sua decisione di candidarsi a sindaco? Che molti hanno criticato questa scelta considerandola troppo giovane per questo incarico. Innanzitutto grazie per l'invito, grazie Ernesto, ci possiamo dare anche del tu visto la nostra conoscenza. Sì, questa decisione è stata maturata già 2 anni fa, quando capì qual era il sistema del Consiglio Comunale, dell'amministrazione, quando capì che c'era ben poco da fare come semplice consigliere comunale. Abbiamo fatto tantissimi atti di indirizzo, moltissimi emendamenti, battaglie innumerevoli in Consiglio Comunale e poi devo dire siamo stati l'unico gruppo politico a fare ben 3 comizi durante i 5 anni di amministrazione Passalacqua. E lì abbiamo capito che nonostante le forti battaglie abbiamo ottenuto veramente poco. Allora ricandidarmi di nuovo in una semplice lista sostenendo uno dei tanti candidati a sindaco e sicuramente venendo rieletto, visto il consenso elettorale avuto, non avremmo fatto nulla, cioè non avrei potuto dare quel segnale, quella grande svolta che questo comune ha realmente bisogno. Quindi fare il consigliere insieme ad altri 19 per non riuscire a cambiare davvero Taormina non avrebbe avuto senso. E allora da lì abbiamo detto noi siamo diversi, noi non la pensiamo come gli altri. E quindi vogliamo dare un'immagine, ma anche un'idea di politica diversa. Abbiamo dimostrato in 5 anni che siamo diversi non solo nelle chiacchiere. Infatti nei tanti comizi che abbiamo fatto abbiamo sempre presentato ciò che abbiamo fatto nei 5 anni di Consiglio Comunale. Quindi basta chiacchiere, basta parole, perché i cittadini secondo me sono stanchi di questo tipo di fare politica dell'annuncio continuo. E allora ho detto no, basta, anche se ero ben consapevole che era una battaglia così un pochettino rischiosa perché alla fine non abbiamo vinto come già immaginavo, ma il mio obiettivo non era vincere l'elezione, era dare un segnale forte di cambiamento e questo per me ce l'abbiamo fatta molto bene, abbiamo preso quasi 500 voti e sono consensi importanti dati a un candidato che aveva e ha attualmente 29 anni con una lista completamente nuova perché la mia candidatura è uscita all'ultimo mese della campagna elettorale. Infatti io non ero convinto di candidarmi, cercavamo di fare alleanze un pochettino con quei movimenti nuovi, con quei movimenti freschi che avevano idee nuove rispetto alle altre formazioni politiche. Ma purtroppo per varie idee, per vari personalismi, devo anche dire, non fu possibile. Allora lì nacque la mia candidatura a sindaco con Avanti Taormina. Anche lì abbiamo proposto un metodo diverso, abbiamo presentato un programma elettorale diverso. Io, mentre venivo qua, ho guardato un po' i programmi elettorali presentati dagli altri candidati a sindaco. Quello di Cino Restucci, ad esempio, erano 20 righe. Quello della professoressa Gullotta, una paginetta. Noi invece abbiamo presentato un programma serio e dettagliato di 30 pagine, molto articolato, e un riassunto, che era questo qui che girava in campagna elettorale, dove noi diciamo esattamente quello che volevamo fare nei primi 100 giorni, nei primi 6 mesi, un po' come sta facendo Renzi oggi, devo dire Renzi ci ha copiato, ma questa è la politica che bisogna fare, dare dei tempi, delle certezze. E credo che noi in qualche modo ci siamo riusciti. Magari non è stato capito perché avevamo solo 30 giorni, ma magari la prossima volta, perché noi non molliamo, partiremo un pochettino prima. Proviamo a fare un raffronto appunto fra quella che era la campagna elettorale e i 9 mesi dell'amministrazione Giardina e delle mancate promesse alla città. Col senno di poi oggi, Ernesto, ci viene facilissimo dire avevamo ragione. È come fare gol a porta vuota, perché è un'amministrazione che in 9 mesi non è riuscita a far nulla. Io sono stato in silenzio in questi mesi, non ho parlato, non abbiamo fatto comunicati, proprio perché ho voluto dare l'opportunità alla nuova amministrazione di dare le risposte, perché magari era troppo semplice, era troppo facile andare a criticare dopo 20 giorni o un mese o due. Abbiamo aspettato quasi un anno e un anno dall'elezione vediamo che sono veramente allo sbando. Giardina quando vinse disse: vi ho battuto tutti, vi ho doppiati come nella Formula 1. Vedi, non si vince in questo modo perché ha vinto elettoralmente, ma si vince quando si riesce ad amministrare. Loro hanno fatto una coalizione non per amministrare ma per vincere le elezioni.
hanno unito 120 candidati pur sapendo dall'inizio che non avrebbero ottenuto nulla e che non avrebbero potuto fare tutte quelle iniziative che Taormina necessita. Infatti noi abbiamo presentato una lista, un candidato sindaco. E questa è la serietà e spero che in futuro, alle prossime elezioni, si faccia allo stesso modo, una lista, un candidato sindaco. Se dobbiamo in qualche modo incidere ancora più forte, dobbiamo chiedere che venga cambiata la legge elettorale con un maggioritario secco, perché in questo modo un sistema di coalizioni non porta da nessuna parte, porta solo disastri. Io ho guardato il programma amministrativo presentato da Eligio Giardina mentre venivo qui e l'ho voluto leggere queste 5 paginette, ma iniziava a dire per esempio che avrebbero puntato fin dai primi giorni sulla trasparenza, della correttezza, sulla, ad esempio che avrebbero pubblicato tutti i curriculum dei candidati, che avrebbero pubblicato i compensi, le spese di viaggio, le missioni degli amministratori, cioè che avrebbero abolito i telefonini, le auto blu. Insomma, sono tutte chiacchiere, non hanno fatto nulla di tutto ciò. Mi dispiace che il cittadino non sia tanto attento su queste problematiche, perché credo che andando a confrontare con quanto promesso e quanto fatto, il risultato, il voto è meno di zero. Partiamo proprio da qui. Tu giustamente hai detto che quella di Eligio Giardina era una coalizione nata per vincere. 6 liste che l'hanno supportato e nonostante questo il sindaco ha preso 1000 voti meno circa della coalizione che lo appoggiava. Già questo la dice lunga. Quindi alla fine era conscio di vincere ma di portare avanti una vittoria di Pirro. Lui espugna la casa comunale come ha detto nel giorno in cui ha vinto ma di fatto a perdere la città. Colleghiamoci proprio al programma del sindaco Giardina. Io qua, se non sbaglio, leggo: il programma è incentrato sulla valorizzazione delle risorse e delle vocazioni economiche della città e quindi vede nel turismo il suo perno fondante. Allora, l'amministrazione Giardina, il sindaco Giardina prende 2541 voti, un numero veramente basso rispetto agli elettori votanti di Taormina che sono 9900. Quindi io avrei subito allargato gli orizzonti anche verso le opposizioni per cercare di collaborare, di portare nuove idee, ma di tutto ciò non si è fatto nulla. Sul turismo, ancora più importante, lì bisogna andare a affrontare in maniera seria, in maniera davvero collegiale anche con gli operatori turistici, coinvolgere gli albergatori, i commercianti, tutte le attività economiche sul territorio per cercare di fare squadra. Taormina oggi è una città morta. È una città che non programma il suo turismo e il suo sviluppo, non abbiamo una programmazione neanche economica di investimento. Noi abbiamo avuto la possibilità di incassare variati milioni di euro grazie al ticket comunale, sia quello dell'ASM che riscuote attraverso le auto e gli autobus che arrivano e anche attraverso la tassa di soggiorno. Ma non solo, incassiamo anche tanti soldi attraverso i proventi dal Teatro Greco. Ma tutti questi milioni di euro come vengono spesi? Cioè qual è la progettualità, la programmazione? Non vi è nulla. Quindi se si riesce a programmare, se si riesce a fare una vera squadra per rilanciare il turismo, ed è possibile, ed è facile anche da fare, allora sì, si può iniziare a fare qualcosa. Noi allora nel nostro programma abbiamo parlato anche di fiscalità di vantaggio, di aiuto a tutte quelle imprese che restavano aperto 12 mesi l'anno. Anche questo è un incentivo, cioè l'amministrazione deve dare incentivi. Non basta dare quei contributi a pioggia all'amico di turno, serve la progettualità, cosa che qui non esiste. Il discorso che tu hai fatto mi fa pensare anche alla carenza di programmazione in questa città in tutti i campi. Nel campo turistico, come tu hai sottolineato, il che è stato ricordato anche dall'assessore Michela Stancheris, assessore regionale al turismo, durante la sua recente visita a Taormina. La mancanza di programmazione è palpabile in vari campi, in tutti i campi diciamo dell'amministrazione e si è venuta a creare una situazione di stallo politico attualmente dalla quale il sindaco non riesce a uscire perché non vuole assolutamente aprire le opposizioni, ma all'interno della stessa maggioranza la situazione è degenerata. Si è visto proprio con l'incontro di box che si è venuto a creare negli ultimi giorni. Ecco, cioè, dopo 9 mesi dalle elezioni mi sembra veramente una città allo sbando. Come pensi tu che si possa affrontare una stagione turistica in queste condizioni? Quello che avviene durante i consigli purtroppo è lo specchio del risultato elettorale. Io ho avuto rispetto, massimo rispetto per il risultato uscito dalle urne.
Ma quello che si vede ogni giorno quando vi è il civico consesso, io mi vergogno da cittadino torminese, sentire quelle determinate parole, quegli atteggiamenti, quell'arroganza, quello è veramente uno sputo in faccia alla democrazia e al cittadino torminese. Ma come possiamo affidare il destino nostro, il nostro futuro, dell'imprenditoria, dei nostri figli a queste persone che non sanno nemmeno le regole del comportamento all'interno di un civico consiglio? Quindi come possiamo affidare il futuro anche del nostro turismo? Noi abbiamo parlato molte volte di Torminarte come una grande risorsa, ad esempio. Io vedo Torminarte come quella chiave per poter rilanciare il turismo anche nel periodo invernale. Lì vengono investiti milioni e milioni di euro. Ma il risultato qual è? Cioè io da imprenditore, se investo 1.000 euro, voglio almeno che queste vengano almeno a duplicarsi o avere un risultato positivo. Invece in Torminarte vengono investiti milioni di euro con un risultato davvero catastrofico. Torminarte, se fosse gestito in maniera diversa, magari si potrebbe cercare di investire nella stagione turistica, ma nel periodo invernale, cioè cercando con quelle opere, con quegli spettacoli, con tutto quello che Torminarte può offrire nel periodo di bassa stagione, anziché farla partire a giugno, a luglio con degli spettacoli davvero di poca qualità. Benissimo fa il maestro Castiglione, con la quale se si riesce a ottenere degli ottimi risultati, ma tutto il resto è zero. Quindi anche lì, noi allora avevamo chiesto che Torminarte fosse trasformata in fondazione, perché attraverso una fondazione si possa andare a recepire determinati finanziamenti importanti, ma nulla di tutto ciò è stato fatto. Io mi auguro che questa amministrazione inizi a mettere mano su queste cose qui, perché soltanto così si può riuscire a sviluppare un nuovo modello di turismo, anche culturale. Io che spesso viaggio e mi trovo all'estero, specialmente nei paesi scandinavi, vedo quante offerte turistiche che vengono proposte nel periodo di bassa stagione, percorsi enogastronomici, percorsi turistici diversi, alternativi. Ma Taormina, la Sicilia, il nostro comprensorio, che qui bisogna far squadra anche, cioè Taormina solo non può offrire un pacchetto, bisogna far squadra. Cosa offre ai turisti? Cosa offre nella programmazione, cui abbiamo parlato prima? Non offre nulla. Quindi partiamo da fare squadra, facendo squadra attraverso tutte le varie enti, tutti i vari enti come ad esempio Torminarte, eccetera, si può presentare un cartello turistico, un qualcosa di diverso da offrire. Il binomio sole mare è finito, cioè il binomio sole mare lo riescono a offrire tutti, dobbiamo dare qualcosa di diverso. Abbiamo dei siti archeologici fantastici, non abbiamo un museo, cioè non possiamo offrire qualcosa di alternativo. Sono belle parole, però guardiamo in faccia la realtà. La situazione di stallo è sotto gli occhi di tutti. Non si riesce a nominare il nuovo liquidatore dell'ASM, il che blocca la nomina degli assessori. E siamo praticamente alle porte di Pasqua. Rischiamo di trovarci la città invasa dalla spazzatura perché scoraggiano i contratti commessi in ambiente, come tu ben sai. È stata adottata la delibera rifiuti zero, ma di fatto non è stata posta in essere. Il nuovo piano della viabilità doveva scattare a maggio. Ecco, all'interno dell'aula del Consiglio si parla di problematiche personali, ma la città, i problemi della città rimangono irrisolti e i cittadini chiedono delle risposte. Come si va avanti? Ernesto, hai perfettamente ragione, era ciò che avevamo previsto. Sull'ASM è davvero una situazione vergognosa quella che si è creata, cioè non si può bloccare un'intera città soltanto per fare una nomina, cioè per una nomina si blocca un'amministrazione. Allora, sull'ASM si è sempre fatto una politica sbagliata, non si è mai pensato al sviluppo di questa società, cioè l'azienda municipalizzata non ha mai avuto un programma di rilancio. Io sono stato fra quelli che non ha votato Tajana quando fu nominato liquidatore, perché non fu presentato un piano di sviluppo. Cioè noi abbiamo votato Tajana sulla persona, ma non sul suo piano di sviluppo, sulla persona. E così come è stato mandato a casa Longo, fu fatto anche per altri motivi politici, non per altri motivi. Oggi viene mandato a casa Tajana anche lì per motivi politici. Viene mandato a casa Tajana senza proporre, senza avere già in tasca la nuova proposta. La nuova proposta doveva essere De Vita, ma De Vita non piace ad alcuni, ma ad altri sì. Qualcuno cambia idea durante questo tragitto. E perché cambia idea? Non credo che De Vita abbia presentato il suo modello di rilancio dell'ASM. Qui è tutta una questione di poltrone e di spartizione.
E siccome le poltrone non sono sufficienti per i 120 candidati che erano con Eligio Giardina, si blocca un intero paese. Ecco, qui servirebbe in effetti che i giovani, che i torminesi si ribellassero un pochettino e dicessero basta a questo tipo di politica. Ma invece si continua, ed è per questo che ho scelto di candidare al Massimo, perché ho detto no a un sistema che ha distrutto Tormine e che lo continua a distruggere. Sugli assessori, Giardina li ha mandati a casa per quale motivo? Lo ha motivato? No. Perché non riesce a posizionare qualcuno all'SM? Cioè, è un'assurdità. Se un problema è legato all'SM, ciò isola dall'amministrazione in qualche modo, invece viene inglobato tutto nella spartizione. Questo è il risultato di questo tipo di amministrazione, dove viene tutto fatto in base al numero di voti o al consenso che si riesce a portare. Non è stato neanche presentato un bilancio comunale. Noi abbiamo parlato prima di programmazione. La programmazione nasce sul bilancio. Il bilancio non è stato approvato, non è stato fatto un piano di rientro, di riequilibrio. E tu hai detto benissimo, se è stato approvato dal Consiglio Comunale il piano rifiuti zero. Ma non si vede nulla. È come quei 500 emendamenti atti di indirizzo che ho fatto durante i miei 5 anni di consigliere comunale e tutti votati, approvati, ma non realizzati. Tu parlavi di servizi turistici. Noi allora presentammo un progetto bellissimo, che era questo qui, che era dei bagni pubblici automatizzati, a costo zero. Non sono mai stati fatti. Li abbiamo presentati nel 2009, ma nulla fu fatto. Sono dei bagni pubblici bellissimi che esistono nel nord Europa, che esistono nel nord Italia, a costo zero. Forse per questo non vengono realizzati. E noi oggi a Tormina non abbiamo ancora un bagno pubblico efficiente da offrire ai turisti. Quindi se non riusciamo a fare dei bagni pubblici, come possiamo gestire un'intera città? I consiglieri comunali seduti all'interno del civico consesso sono stati definiti dagli stessi colleghi dell'opposizione come dei sordomuti alzamano. Come si può pensare di andare avanti e programmare la città? Non dimentichiamoci che uno dei motivi della lite proprio fra Valentino e Scibilia è stata la strada di San Vincenzo. La strada che dovrebbe essere aperta dal sindaco lunedì. Beh, tu sai benissimo qual è la situazione. Lui parla di un allargamento della strada, ma metro alla mano sembra poco convincente. Fra le altre cose c'è il grosso problema delle tubazioni, della fognatura che non sono state passate, che invece poteva essere risolto con circa 200.000 euro in più. Non pensi che sia assurdo poi che i cittadini debbano sopportare delle nuove opere che ha costo maggiorato perché si deve necessariamente richiudere la strada per passare la fogna? Ernesto, questi sono i classici lavori che sono stati fatti negli ultimi 20-30 anni a Tormina. Vengono asfaltate alcune strade per dopo qualche settimana riaprirle di nuovo e fare nuovamente lavori. Siamo sempre al punto di partenza, la programmazione è sempre lì. Ma perché? Sono sempre gli stessi uomini che ci hanno amministrato negli ultimi anni. E quindi i metodi sono sempre gli stessi. Ora, sulla San Vincenzo, anche lì, come sono stati dati gli incarichi? Cioè, vogliamo riflettere, abbiamo un albo fiduciario degli incarichi, di come vengono dati? Anche qui ci sono luci ed ombre, Ernesto. Ci sono luci ed ombre su tutto. Io allora, da consigliere comunale, avevo chiesto un albo di fiducia. Io speravo che anche gli ingegneri, gli avvocati, i professionisti torminesi potessero avere qualche cosa in più rispetto a chi magari viene da fuori attraverso un albo di fiducia. Ma qui gli incarichi vengono dati in modo anomalo e quindi anche qui io chiedo ai consiglieri comunali presenti, magari non sono molto attivi in consiglio, ma mi auguro che lo siano dietro le quinte, di andare a vedere le carte, di andare a chiedere come sono stati dati gli incarichi. Perché nel programma dell'amministrazione Giardina vi era scritto trasparenza e che avrebbero pubblicato tutti gli incarichi, i bandi di gara sul sito del comune. E questo non è avvenuto ancora oggi, nonostante sia passato quasi un anno. Quindi se le cose vanno male è perché vengono fatte in modo anomalo. Non voglio pronunciarmi oltre perché non ho visto tutti gli incartamenti, perché non ho la possibilità di vedere. Quindi faccio un appello ai colleghi del Consiglio Comunale di andare a verificare come avvengono queste opere e come avvengono gli incarichi. La città vive un momento drammatico. Eravamo sull'orlo del dissesto finanziario, lo siamo tuttora, perché quelle poche righe che sono state presentate sicuramente non convinceranno la Corte dei Conti. Ma la cosa più grave, io penso che sia, oltre all'applicazione del manuale Cencelli, è mai possibile che l'assessore in carica, quando si votano documenti di una tale rilevanza per la città, sia in Thailandia?
Non le sembra pure strafottenza questa? Ernesto, sfondi l'ennesima porta aperta. Cioè, andare a criticare questa amministrazione è fin troppo facile. Secondo me dobbiamo iniziare a cercare di fare autocritica. Cioè, se questa amministrazione oggi è al governo della nostra città, è anche colpa nostra. Cioè, noi abbiamo dato lo scettro del governo a questi personaggi, che amministrano Taormina in modo allegro, in modo molto semplicistico. Noi avevamo proposto dei professionisti, loro hanno utilizzato ben altri metodi. Fare un bilancio comunale non è facile, io ricordo i lavori che abbiamo fatto in commissione che durarono giornate se non settimane e mesi, proprio per andare a controllare ogni singola voce e ogni singola programmazione, che qui non viene fatto, che l'assessore alle finanze non sia presente non mi sorprende, ma è ciò che hanno voluto anche gli elettori, è stato Andrea Carpita è stato uno fra i più votati, quindi massimo rispetto per se i cittadini hanno voluto questo tipo di amministrazione, ben venga, anche se io non lo condivido assolutamente, non è il mio modo di amministrare, l'ho dimostrato e credo che è quello che noi abbiamo in mente di fare, anche per un futuro prossimo. Sul bilancio devo dire delle cose importanti, il bilancio comunale io l'ho criticato fortemente, l'ultimo che ho avuto modo di approvare. Fu quando lessi che vi erano 5 milioni di euro di avanzo di amministrazione. Erano somme gonfiate, infatti la Corte dei Conti col senno di poi mi diede ragione dicendo che fra i residui attivi e i residui passivi vi erano delle cifre che non potevano e non dovevano essere inserite in bilancio. Infatti fu un bilancio gonfiato. E temo che ancora oggi avviene lo stesso sistema per far quadrare i conti. Quindi è molto importante andare a vedere i residui attivi, cioè quei residui, quei soldi che il comune avanza, se li può avanzare ancora o se è da troppo tempo che queste somme sono scritte nel bilancio comunale ma non sono più esigibili. Quindi dobbiamo andare a rivedere il bilancio comunale. Io mi auguro che l'assessore alle finanze lo faccia e se non lo fa l'assessore che ci sia un consiglio comunale autorevole che è di indirizzo e di controllo che controlli questo tipo di amministrazione. E tornando un passo indietro, sempre parlando di bilancio, anche l'ASM non ha presentato i suoi bilanci, cioè non sono arrivati in consiglio comunale. Quindi anche qui manca la trasparenza. E allora mi pongo subito il quesito, per quale motivo non c'è trasparenza? Cioè stiamo attenti, riflettiamo. Il sindaco Giardina ha azzerato di fatto la giunta decapitandola. E lo stesso sappiamo bene esercita un'altra professione, quella di medico, che non è una passeggiata. Ma secondo te si può mai gestire una città come Taormina con le problematiche che l'affliggono dedicandogli appena 2 ore? Non è assolutamente possibile. Io immaginavo un sindaco che entrasse al comune già all'alba e che uscisse tarda serata, specialmente con i problemi che ha la nostra città. Amministrare Taormina, fare il sindaco di Taormina è la cosa più bella che un cittadino torminese possa mai fare. Cioè dedicarsi per la propria città, per i propri cittadini, è il sogno almeno di chiunque faccia politica. E farla in questo modo è disprezzativo in qualche modo. Cioè dedicarsi soltanto poche ore davvero non dà quei risultati, quei frutti che magari uno vorrebbe per la propria comunità. Io vedo sindaci della Riviera Ionica, ad esempio, che entrano al comune alle 6 del mattino, li vedo postare le foto su Facebook e mentre entrano al comune iniziano a lavorare. Io l'avrei fatto in questo modo, io avrei iniziato dando una forte svolta, sia sotto il profilo amministrativo, ma anche dando a vedere e a sistemare la macchina burocratica, perché non basta una buona amministrazione, ma bisogna saper dare l'input anche a tutti quei lavoratori, quei 200 e passa impiegati comunali, che è la vera macchina amministrativa. Se non si dà le giuste motivazioni all'impiegato, se non si riesce a fare squadra, allora può essere il miglior sindaco del mondo, ma se non riesci a fare questo, se gli impiegati ti remano contro, sarà difficile dare dei veri segnali, quei segnali che vuoi dare alla tua cittadinanza. E quindi fare squadra, ma che io so non è cambiato nulla. Cioè i politici si chiudono nelle loro stanze e pretendono che gli impiegati facciano determinate cose senza che venga spiegato loro nulla. Abbiamo assistito a liti continue, non solo fra gli impiegati, non per causa loro, ma per causa della cattiva politica, ma anche fra i consiglieri comunali stessi, tu lo dicevi poc'anzi, e queste sono scene davvero, davvero pessime che si danno, perché chi fa politica in qualche modo deve anche dare l'esempio. Io
anche molti giovani guardano con interesse alla politica, ma quando vedono queste scene si allontanano immediatamente. Tu pensi davvero che i cittadini dorminesi, anche alla luce di questa ennesima esperienza, siano disposti a cambiare il modo di votare? Come diceva nella passata nostra intervista politica qui Eugenio Raneri, dall'alto della sua grande esperienza, i cittadini devono ricordarsi come votano prima di entrare in cabina e chi li andrà a rappresentare. Questo è fondamentale. Pensi veramente che si possa uscire da certe logiche? Questo è difficile. Ecco per questo io prima ho fatto un appello alla politica seria. Se la politica dà un esempio, se la politica riesce a dare qualcosa ai cittadini, a dimostrare che c'è un'alternativa valida, allora il cittadino che lo recepisce, ma dobbiamo essere noi bravi a comunicarlo e a dimostrarlo, ma se non abbiamo le capacità noi, allora il cittadino vota perché tanto l'uno vale l'altro. Noi abbiamo fatto autocritica, noi abbiamo iniziato fin troppo tardi con la nostra proposta, ma perché avevamo ben altre idee e quindi il nostro messaggio non è stato recepito a fondo. Ma se si inizia già da ora dando un messaggio di una vera e nuova coalizione con un programma davvero innovativo per Taormina, allora i cittadini, e ne sono convinto perché non sono stupidi gli elettori come molti politici credono, allora andranno a dare il loro consenso per quel movimento elettorale che vuole dare la svolta. Serve una svolta seria per questa città, non soltanto per oggi, ma specialmente per il futuro di tutti i giovani torminesi che oggi sono costretti ad andare all'estero in cerca di lavoro, quando Taormina può dare davvero tanto e ha una ricchezza incredibile e immensa. Taormina, ma così come tutta l'Italia, ha avuto amministrazioni e governi fin troppo statici, fin troppo vecchi anche nei loro modi di pensare, non solo anagraficamente, perché vi sono persone un po' più grandi di me che hanno un cervello fantastico e con delle idee davvero innovative. Serve quel giusto mix, ed era quello che avevamo proposto anche noi, un candidato sindaco giovane con una giunta davvero fatta di professionisti. Cioè serve dare quella qualità in più che oggi non c'è, quella qualità che viene persa proprio perché, così come lo stiamo vedendo adesso, per la spartizione viene meno l'efficienza amministrativa. Jonathan, chiudiamo con una battuta. Credi davvero che questa amministrazione arrivi a completare i 5 anni? Ernesto, io credo che le elezioni saranno proprio nel 2016-2017, quindi a fine legislatura non ci arrivano assolutamente, anche perché sono divisi su tutto e su tutti, su nomi, su programmi, su progetti, non c'è un'unità su nulla, ma proprio perché era un cartello elettorale. Quindi noi, ma non a caso, lancio questo appello della politica seria, che chi si vuole impegnare in politica faccia un passo avanti e che si inizi a discutere per presentare un progetto alternativo, un progetto con dei nomi qualificati, e allora sì, si può presentare qualcosa di diverso per le prossime elezioni, coinvolgendo tutta la cittadinanza.